siano lodati Gesù e Maria. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci ricorda innanzitutto la conferma da parte del Signore delle promesse fatte ad Abramo circa il paese terra di Canaan e la numerosità della sua discendenza. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Il premio alla fede di Abramo, che proprio ieri, ascoltando l'inizio del suo ciclo, abbiamo visto lasciare tutto, lasciare la sua terra per obbedire alla voce del Signore. Incidentalmente c'è anche un bel insegnamento sulla concordia. Lot non era il fratello di Abramo, ma era il nipote, anche se tra ebrei vedete che si chiamano tra di loro fratelli. E per evitare di litigare si sono assolutamente lui proprio la strada. Questo è un insegnamento molto saggio e che ci insegna come molte volte che è meglio essere saggi e prudenti prima di andare a litigare, piuttosto che poi ritrovarsi in lite anche tra parenti. Questi erano, ripeto, nipote e zio. Dio non ama i litigi e le liti, ama la concordia e la pace anche quando fosse necessario qualche sacrificio per ottenerla. Il passaggio del Vangelo che abbiamo ascoltato contiene tre piccoli insegnamenti, sono tre piccoli logia, si chiamano così tecnicamente, tre piccoli aforismi, aneddoti, sentenze di Gesù. Dalla prima che abbiamo ascoltato è tratto il proverbio popolare, sapete, no? A quello cani e porci, l'abbiamo sentito tante volte, no? A questo lo sanno cani e porci. Viene dal Vangelo, vedete come il Vangelo quando era ancora cultura, Gesù dice: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Cosa intende con questa espressione? Le cose sante. Allora, i cani nella Sacra Scrittura sono, insieme ai porci, due animali che simboleggiano lo stato di peccato mortale. I cani degli ebrei erano equiparati ai pagani. Quando c'era un non ebreo, gli ebrei lo chiamavano cane. Quindi erano il simbolo del peccatore per antonomasia. Quindi non dare le cose sante ai cani vuol dire che le cose sante, nel Nuovo Testamento c'è i sacramenti, per esempio, l'Eucaristia, non va dato a chi vive talmente tanto lontano da Dio da essere proprio incapace di poterle accogliere e ricevere. Così come le perle davanti ai porci, no? Voi sapete che, per esempio, hai visto che il Vangelo, l'abbiamo visto quest'anno nell'incontro sul Vangelo di Matteo, no? Alle folle Gesù parlava in parabole. Non parlava chiaramente, quindi parlando della bellezza di Dio e del suo regno. Perché? Perché tra le folle tu trovi di tutto. Trovi sia la persona che vuole ascoltare, che è ben disposta, ma trovi anche trovare la persona che è, come dire, un senza Dio per scelta, per volontà, capito? Se quello gli dà una perla preziosa, non solo non l'apprezza, ma come dice Gesù, la calpesta con le zampe. Quindi vai a avvilire una cosa santa dandola ad una persona che non è in grado di ricevere. E anche noi su questo dobbiamo sempre fare molta attenzione. Sapete quanta gente mi chiede: c'è una stanza di gente che bestemmia attorno a me, che devo fare? Che devi fare? Dipende, perché se le persone che stanno intorno a te sono, come dire, ignoranti, non hanno il termine, nel senso che sprezzanti, che gli dici? Di Ave Maria, di Padre Nostro, di relazione del bestemmio che ti fa, fai finta di non sentire, magari mostra lo sguardo. Se invece c'è davanti una persona che magari fa questa cosa per debolezza, che è comunque aperto al dialogo, puoi anche delicatamente dire: scusa, perché fai questa cosa? No, insomma, è una cosa che non c'ha nessun senso né davanti a Dio né davanti agli uomini, perché anche se non ci credi è un atto da scaricatore di porto, insomma, da gran cafone. Però dipende dalle circostanze, perché non sempre, se c'è davanti, capite, un cane evangelicamente, che gli va a dire niente, preghi per la sua conversione, che è un atto di conversione delle bestemmie, perché purtroppo non c'è niente da dire. Il secondo paragrafetto, molto bello, il proverbio popolare anche qui dice: non fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, lo riconosciamo. Invece il Vangelo dice: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. È più grande il Vangelo, non basta non fare niente di male, ma lo spirito evangelico richiede di prevenire addirittura il desiderio dell'altro per fare il bene prima ancora che te lo chieda. L'ultima cosa è l'esortazione per chi vuole seguire Gesù in Vangelo e diventare santo. Gesù dice: bisogna entrare per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione, ci vanno quasi tutti, invece stretta è la porta e angusta la via che conduce alla via, alla vita. Ci parlava anche poco fa, no? Cioè, tutte quante, come dire, le leggi del Vangelo a noi ci appaiono come strette. Perché? Perché stiamo in uno stato, la Chiesa insegna, di natura decaduta. Dopo la colpa d'origine è successa una cosa brutta,
cioè il male noi siamo inclinati, ci riesce facile farlo, il bene ci riesce difficile. Ecco perché è complicato, non perché il bene non sia bene, ma perché è diventato difficile realizzarlo, comporta dei sacrifici, capito? È per questo che ci vuole grande determinazione, grande risolutezza per perseguire il cammino verso la santità. Oggi ho fatto una catechesi, facciamo un esempio. Ora state, cioè morimo di gatto, giusto? È sacrificio, pure se non morto di gatto, cercare un giro in chiesa e fuori un po' decente, sì o no? Sì, sacrificio, perché senti un po' di caldo in più. E quindi dico sempre, guarda come sto io, con tutte le vesti, con tutte le cose, che succede niente, non succede, no? Invece un giro mezzo di Giuseppe, dice, lasciamo perdere che c'ho caldo, pure a me ce ne vanno a giro lungo, ma ce l'hanno, capite? Questo è soltanto un esempio un po' per fare una battuta sdrammatizzante, però appare su tutte le cose. Cioè la virtù ci appare sempre un po' più impegnativa rispetto alla non virtù. Ecco perché è complicato. Dopo, quando uno la vive, però, sta più contento, anche qui sta meglio, quindi anche se deve fare qualche sacrificio, gli porta gioia, anche se costa un pochino. È chiaro, se uno fa una vita sbracata e così, sembra che stia tanto bene, ma in realtà si porta la morte nel cuore. E purtroppo, come dice Gesù, oltre che la morte nel cuore, qui stai camminando, sono stato a quattro corsie verso la perdizione. Gesù usa una parola abbastanza forte, conduce alla perdizione. Perdizione vuol dire perdita eterna della tua anima, cioè dannazione, cioè inferno. Non è che te ci manda nostro Signore, te ci incammini tu, se anziché percorrere la via stretta del Vangelo, scegli la via larga, la via comoda, e fa come ti pare in tutto e per tutto. Quindi Dio rispetta la nostra libertà, e l'esito ultimo del cattivo uso della nostra libertà, purtroppo, a quanto Gesù insegna, è la perdizione. Beh, chiediamo a Maria Santissima, ci dia la grazia, ecco, di essere fermi, di percorrere la via stretta, di essere prudenti nell'amministrare i doni e le cose che Dio ci ha donato, e di essere sempre attenti a evitare non solo di litigare, ma a costruire, anche prevedendo i desideri del nostro prossimo, la concordia e il bene, mettendo i nostri talenti, le nostre vite a servizio e a disposizione dei nostri fratelli. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.